Buongiorno, oggi parliamo di gaslighting. Gaslight è in inglese la lampada a gas. Questo è anche il titolo di un film che rappresenta un atteggiamento di una persona abusiva nei confronti della propria moglie con l'intenzione di farla dubitare di se stessa, di confonderla e di far credere a tutti che sia pazza. Ovviamente il marito, in questo caso il protagonista abusivo, ha degli scopi ben precisi che vuole raggiungere facendo questa cosa, però lei è ignara, non ne sa niente e quindi vive malissimo questa situazione. Nota bene nel film questo passaggio della moglie, della signora, da uno stato normale, diciamo, in cui lei è sicura di sé, quando lui prova le prime volte a dirle che non è vero qualcosa che ha visto, oppure invece dirle che è successo qualcosa che invece lei non si è resa conto. Insomma, per farla passare per una che non capisce e che per una che non si ricorda o non è appunto normale, e non ragiona in modo normale e non si comporta in modo normale, ai primi tentativi lei risponde con presenza, gli dice: guarda, non ti permetto di dirmi così, lo so che non è successo, perché me lo stai dicendo? E però poi nel film si capisce benissimo questa che poi è chiamata adesso la tecnica di gaslighting, perché succede veramente nelle coppie appunto abusive. In questo film viene rappresentato benissimo il processo durante il quale la moglie, volente o nolente, si comincia a assorbire questo pensiero che con lei forse qualcosa non va. È come un'ipnosi, è come un condizionamento, forte condizionamento mentale del nostro subconscio, praticamente entra nel nostro subconscio, e questo effettivamente si può fare, può condizionare il nostro subconscio con delle ripetizioni, un trattamento che ci viene fatto sempre, sempre più volte al giorno. Oppure si può fare anche con un forte shock, questo in negativo. Le ripetizioni ovviamente possono anche essere in positivo, infatti noi di solito le usiamo in positivo quando invece vogliamo riportare l'equilibrio, vogliamo ripristinare il benessere, e quindi scoviamo nel nostro inconscio dei messaggi negativi che ci sono stati trasmessi, o qualcosa di negativo che è stato detto su di noi, magari dai nostri genitori, sempre quando eravamo piccole, e quindi si è sedimentato nel nostro inconscio e adesso vive lì e noi lo viviamo come una realtà. Noi troviamo queste convinzioni limitanti inconsce e le praticamente giriamo in qualcosa di positivo, e poi il lavoro sta nel ripeterselo sempre con una specie di appunto lavoro sul pensiero positivo. Poi ci sono tecniche, ma non ne parliamo in questo video. Allora, come si sente questa moglie in questo film e come si sente qualsiasi partner di questo tipo di uomo alieno che non sta insieme a noi per collaborare, ma per condizionarci e arrivare in modo subdolo e nascosto a un suo obiettivo, a un suo fine privato che fa bene solo a lui e forse fa male a noi come partner. Allora, intanto lo fa in modo subdolo, quindi quando comunica con noi, perché il nostro partner comunica sempre con noi, anche quando è abusivo, a meno che se non ci sta facendo un trattamento del silenzio, però di solito comunica. E se ci pensate, la radice della parola comunicare è comune, mettere in comune. Quindi noi comunichiamo, sia al lavoro che in coppia, che con le amiche, per mettere delle idee in comune. Per esempio al lavoro abbiamo un studio in comune con qualcun altro e gli diciamo: guarda, ho trovato un bel poster sui punti energetici del corpo, ti va se lo metto sulla parete da questa parte? E quella persona che non ha mai pensato a questo poster magari ci dice: sì, però io preferivo magari metterlo così, perché vedo che invece con quest'altro quadro, cioè per me è molto importante che i colori simili siano insieme con i colori simili, quindi se non ti dispiace possiamo mettere su questo poster che piace a te, ma magari lo mettiamo vicino a quest'altro quadro perché si assomigliano come colore. E quindi abbiamo messo due pensieri in comune, cioè due cose diverse che due persone pensavano senza sapere i pensieri l'una dell'altra. Poi a una persona viene in mente una cosa di voler mettere su un poster, lo comunica all'altra persona, l'altra persona
la informa su suoi gusti, appunto, su questa sua idea dei colori, e quindi hanno messo qualcosa in comune, hanno messo in comune la voglia di uno di avere il poster e la necessità dell'altro di avere i colori messi tutti insieme. Questo è normale, succede poi a casa, succede tra le amiche, succede tra genitori e bambini. E quando invece non è fatto nel modo corretto la comunicazione, quando si comunica non per mettere le cose in comune, ma per influenzare in qualche modo l'altra persona, allora l'abusatore, e questo è molto difficile poi da capire per una persona normale che non pensa che ci siano queste manipolazioni, questi sabotaggi in giro e tantomeno nella propria casa, nella propria coppia, allora è difficile pensare che la persona che sta comunicando con noi non lo sta facendo per mettere le cose in comune, ma sta come giocando a scacchi, sta pensando che se io dirò questo, allora lei penserà questo, allora però per me sarà più facile fare quell'altro e quindi è tutto calcolato. Ma se tu sei quella che non te lo aspetti, tu pensi di comunicare con una persona sana e che ti sta comunicando i suoi pensieri veri, non delle bugie, non delle tattiche per farti arrivare a pensare, a fare cose che magari non volevi. In queste relazioni abusive con una persona che ci vuole confondere, le cose proprio tipiche sono delle sue affermazioni riguardo a noi che sottintendono che non siamo all'altezza, che non siamo intelligenti, che non siamo capaci e che poi se noi le evidenziamo e gli diciamo cosa ha detto e gli chiediamo perché lo sta dicendo, come la moglie del tipo nel film, le prime volte che lui provava a confonderla o sottintendere che lei non è in grado di capire o non si ricorda bene. Allora, in quei momenti lui praticamente sdrammatizza tutto dicendo che è stata una battuta. Per esempio dice: "Ma tu non capisci niente ultimamente?" E poi tu gli rispondi: "In che senso? Non sto capendo qualcosa ultimamente? Ti sembra che non stia capendo qualcosa?" E lui mi dice: "Ma dai, non sai neanche stare una battuta, ho fatto una battuta." Allora, la battuta ovviamente non è battuta se non fa ridere. Lì sarebbe da rispondere, appunto, guarda, no, chiamiamo le cose col loro nome, questa è un'offesa, perché le battute fanno ridere? Eccoci, entrambe le persone presenti, non solo uno. Loro vogliono far passare queste piccole offese, come se fossero state dette senza intenzione, come se fossero scappate. Oh, fai così tanta. Cioè, io non uso le parole con tanta precisione, diceva a me lui. Non, tu sei una precisa, io dovrei fare più attenzione, sì, perché hai ragione tu, le parole devono essere usate con precisione, certo che devono essere usate con precisione, soprattutto se sono offensive. No, non puoi offendere e poi dire: "Ma no, in realtà non volevo offenderti", perché ovviamente è fatto apposta per offenderti, però comunque dopo lavarsi le mani e lui deve rimanere la persona positiva, cioè la sua immagine deve rimanere positiva di una persona disponibile, amorevole e molto positiva. Ora, se non ci accorgiamo di queste cose, di queste piccole offese che sono messe lì dentro il discorso a volte senza e appunto essere molto palesi, vistose, ci potremmo però forse accorgere delle nostre sensazioni. Quindi cominciamo a sentirci come la signora nel film, tipo che a disagio perché non riusciamo a capirci bene. Lui dice spesso che abbiamo problemi di comunicazione e quindi siamo a disagio perché non. Alla fine, con chi abbiamo problemi di comunicazione? Con nessuno, perché comunicare alla fine è facile, a meno che una persona non parli solo cinese, mentre noi parliamo solo russo, allora a quel punto possiamo avere problemi di comunicazione. Ma due persone adulte, più o meno intelligenti, più o meno che sanno la stessa lingua, per cosa dovrebbero avere problemi di comunicazione? Anche se si parla di fisica nucleare, trovi un modo per capirti, cioè anche su discorsi difficili. Su contenuti difficili, figuriamoci su chi fa la spesa e dove si va in vacanza e a che ora tornare a casa, voglio dire. Oh, ok. Allora,
vediamo quali sono i campanelli d'allarme, cioè come riconoscere un trattamento di gaslighting e soprattutto cosa si può fare, perché qualcosa si può fare. Vediamo se possiamo trovare delle dritte utili anche per voi. Allora, per esempio, il primo punto: una persona forse ti sta facendo il gaslighting se ti sta dicendo che è vero qualcosa che forse non lo è, oppure il contrario, che qualcosa in cui tu credi che per te è vero forse non lo è. Facciamo un esempio. Per esempio, ti dice: guarda che è normale rubare, è normale rubare, tutti lo fanno, solo che tu sei un ingenuo e non lo sai. In realtà le persone, se possono, rubano. Ora tu li credi, perché finché non scopri che lui è un alieno e si comporta come un alieno, tu pensi che sia una persona normale, anzi, no? È il tuo partner e quindi è la persona di cui ti fidi. E quindi valuti questa strana teoria. E quindi apri un po' le porte a questi pensieri strani, che lui in realtà non pensa, ma te l'ha buttata lì per confonderti. Oppure tu credi in qualcosa di tuo, magari credi nell'aiuto reciproco, tu credi fermamente che se una persona, tu sai che ha bisogno di aiuto, anche se non te l'ha chiesto, è giusto offrirlo. E lui ti... parlandone scopre questa cosa e ti dice che questo è folle, poi usa queste parole, ma questo è da pazzi, è folle. Quindi una cosa in cui tu credi anche profondamente, lui la etichetta così e tu ci rifletti, anche su questa cosa ci rifletti, no? E quindi pensi forse non, effettivamente non va bene questo atteggiamento. Ecco qui che si comincia a minare le basi delle cose in cui credi tu. Vediamo, seconda cosa che mi sono scritta: ti prende in giro su qualcosa che non hai capito o non sei riuscita a fare, o sì, magari hai fatto ma non ti è riuscito bene. E se ti offendi, dici: guarda, non mi fa piacere in realtà che mi deridi per questo. E lui dice: ma dai, mi sto scherzando di nuovo. Oppure una cosa abbastanza tipica che ti dice: ma no, mi rilassa quando non sei perfetta, visto che sei sempre perfetta. Ecco, la girano come un complimento addirittura, no? Così tu non puoi fare l'antipatica, perché hai appena ricevuto un complimento così grande. Visto che sei sempre perfetta, mi fa tenerezza così vedere che anche tu sbagli. Però, cioè, voglio dire, quando faccio una torta salata per la prima volta di quel tipo, con quegli ingredienti, e non mi viene bene, magari mi dispiace, no? Perché ho sprecato un'ora di tempo, ho sprecato gli ingredienti, adesso non è così buona come ci aspettavamo. E quindi, invece di consolarmi, lui ride. E poi quando dice: non capisco perché ridi, per me non sembra divertente, dice: dai, mi fa piacere che ogni tanto anche tu non sei perfetta, mi rilassa. E poi, è contento tu se ti rilassa. A me fa più piacere quando le cose riescono, oppure se non riescono, però che mi dispiace quando qualcosa non riesce, e mi piacerebbe che anche alle persone vicino dispiace insieme a me, senza fare una tragedia ovviamente, però insomma si chiama empatia. Bene, il punto 3 è una cosa che ho già detto, e quindi che usa queste parole: pazza, folle. No, ma è folle questo che pensi, oppure è da pazzi, eccetera. E il quarto punto che mi sono segnata è quando non valida la tua esperienza. Mi diceva una mia cliente che sua mamma le diceva sempre: ma figurati. Cioè, che lei la frase che si ricorda di più di sua mamma è: ah, ma figurati. E lei magari diceva: sai che secondo me quelle persone, ma figurati. E ecco, questo è gaslighting, perché devi dire: ma figurati di una, così spesso, a una persona a cui vuoi bene, che ti sta raccontando qualcosa. Non è meglio ascoltare e capire? Poi, cioè, può essere anche quella volta che hai parlato, ne hai discusso, l'hai analizzato, poi dici: ma no, figurati, no? Sì, ovviamente non è che non si può dire ma figurati, però se tu cominci a raccontare una cosa e l'altro, senza neanche chiederti, senza neanche ascoltarti, senza validare niente di quello che ti hai detto, ti dice subito: ma figurati, vuol dire che non ti ascolta e non valida la tua esperienza. Vediamo il numero 5. Ah, perché lui si dimentica di quello che dice, soprattutto si dimentica le sue responsabilità. Quindi facile che si dimentichi delle promesse, e che si dimentichi
quelle situazioni in cui lui ha fatto qualcosa che non andava bene, per esempio in cui ti ha ferito, cose di questo tipo. E quindi glielo ricordi, lui non si ricorda, che poi non è vero, no? Ovviamente è gaslighting, lui si ricorda benissimo, però ti dice che non si ricorda, così non c'è bisogno di discutere di quella cosa, perché se non si ricorda come fa a discuterne? E il settimo punto, no, abbiamo detto il sesto campanello d'allarme che ci potrebbe far pensare che noi siamo in una relazione in cui ci sta succedendo questo gaslighting, stiamo subendo il gaslighting, è quando ci accorgiamo di cominciare a mentirli. E siamo una persona che di base non abbiamo mai mentito, nel senso che ci piace dire la verità o che insomma di solito non avevamo questa esigenza, e ci accorgiamo che, se poi ci analizziamo, vediamo che sotto c'è una sensazione di paura, e quindi dicevo che ci accorgiamo che gli nascondiamo delle cose, che magari abbiamo visto qualcuno e per sicurezza non glielo diciamo. E questo è per evitare una discussione, per evitare di venire offese, per evitare di venire capite male, interpretate male, che i nostri pensieri vengano interpretati male, che i nostri sogni, le nostre azioni, quello che abbiamo fatto, anche se abbiamo incontrato qualcuno per caso, che non venga interpretato male. Quindi cominciamo a nascondere delle cose che però non abbiamo mai fatto, non è una nostra caratteristica. Quindi questo potrebbe veramente essere un brutto segno. E l'ultimo, il settimo punto, un segno potrebbe essere che non siamo più entusiaste di fare le cose che ci piacevano, che ci entusiasmavano. Vediamo le soluzioni. Per il primo punto, la soluzione è quando lui ti dice che qualcosa è vero, che invece non è vero, è il contrario, di riflettere su queste cose anche da sole. Allora, una buona soluzione per me sempre è avere un quaderno e segnarsi tutte le cose nello stesso quaderno riguardo a questa relazione. E quindi quando lui ci dice che è vera una cosa che secondo noi non lo è, oppure che una cosa in cui noi crediamo non è vera, segniamoci. Semplicemente scriverlo ci aiuta a riflettere meglio su quella cosa quando siamo da sole e provare per credere. Il secondo punto, quando ti prende in giro per qualcosa che non ti è riuscito, anche lì va bene segnarselo come una specie di diario. Quando scrivi un diario e dici le tue sensazioni, magari dici: non mi è riuscito questo dolce, mi è dispiaciuto, poi non mi sono capita con lui perché lui invece... Ma anche senza scrivere di lui, semplicemente validare la mia esperienza, che sono rimasta comunque delusa dall'esperienza, e fine. Ed è vero che sono rimasta delusa, e va bene così. Io sono una che rimane delusa quando un dolce non mi riesce. E il terzo punto, lui usa le parole pazzo o folle o fuori di testa, tutte queste indicazioni di pazzia. Sempre in questo quadernino io conterei queste le volte che lo dice, quindi scriverei la data e quante volte l'ha detto, e dopo vedrei quante volte lo dice a settimana, al giorno, e quindi a un certo punto mi chiedo: ma mi merito tutte queste parole? Tra l'altro io mi segnerei quante volte lo dice in totale e poi quante volte di queste l'ha detto a me, per cui lui definisce anche gli altri folli, o il mondo folle, o la società, cioè usa spesso queste parole. Questo è molto, è un indicatore. E poi siamo al numero 4, cosa fare se non ti valida e ti dice per esempio: ma figurati, ma non è vero, ma no, hai visto mai, ma no, sei una paranoica. Ecco, anche qui questo quadernino usato come diario viene in aiuto. Quindi se è una cosa che lui non valida, ce lo scriviamo per noi, così lo validiamo noi stesse. Semplicemente scriviamo quello che ci è successo, quello che si sembrava, perché anche se poi non è vero, ci sembrava. È come se lo raccontiamo a un'amica che ci vuole bene, lei ci dice: ah, è così, ti sembrava così, sai che secondo me in realtà potrebbe anche non essere così, però intanto ti ascolta, intanto sa che hai detto che secondo te poteva essere così. Quinto punto, abbiamo detto che lui si dimentica delle cose, e quindi tu, sempre in questo quaderno, segnatele. Quindi avevamo detto che soprattutto si dimentica delle promesse, quindi qui si potrebbe segnare
una pagina, dividerla in due colonnine e nella prima scriviamo parole, nella seconda scriviamo fatti e poi quando lui promette qualcosa o ci dice che farà qualcosa o programma con noi qualcosa, scriviamo sotto parole e poi dopo se queste cose si hanno un riscontro nella realtà, scriviamo sotto fatti. Volevo dire che se si programma anche le vacanze natalizie che saranno tra 3 mesi, questo quadernino comunque rimane là, quindi anche per queste promesse a lungo termine che forse lui, se ci sta facendo il gaslighting, pensa che comunque ci dimenticheremo oppure dopo potrà dire di non averlo detto e intanto fa una bella figura perché promette, invece dopo le cose non vengono messe in pratica, tenendo questa evidenza anche nei mesi vedremo quante cose magari dice e non le fa, e se non altro questo non è per giudicare, per favore, questo è per avere consapevolezza, quindi sapremo in che situazione siamo. Quindi se per esempio nel peggiore dei casi tutto quello che dice non viene mai dopo realizzato, semplicemente potrà succedere che noi, quando la prossima volta che ci farà una promessa, noi semplicemente non la leggeremo come una promessa, non ascolteremo nemmeno quello che sta dicendo perché sapremo che è quasi certo che non succederà niente anche se l'ha promesso. Il sesto punto, quello di che ti ritrovi a mentire, anche lì questo quadernino va usato come diario. È molto utile scrivere i sentimenti quando ti accorgi di aver taciuto qualcosa o di aver cambiato leggermente le cose, per non farlo arrabbiare appunto bisogna scriverlo, perché così ti rendi conto che ne hai paura e che lo stai facendo perché ne hai paura e perché vuoi evitare un danno. Quindi bisogna portare consapevolezza su queste paure, perché altrimenti noi rimaniamo sempre con l'idea che siamo nella relazione con questo uomo favoloso che abbiamo conosciuto all'inizio e forse non ci siamo accorte quando è diventato invece un nostro persecutore, proprio come questa donna del film. E l'ultimo punto, quello che non hai più entusiasmo, se ti succede, se vedi che magari vorresti organizzare qualcosa, poi quando arriva il giorno di uscire o di uscire con le amiche o di andare a ballare o di andare a quella mostra o di andare a teatro, vedi che non hai voglia, non hai energie, questo è il problema, non hai energie perché sei stanca e stai cercando sempre di risolvere queste situazioni, questi problemi, che hai più problemi delle altre persone da risolvere perché ti vengono proprio creati in casa se hai questa relazione. Stai come giocando a un videogioco dove gli altri sono al livello 3 e tu sei al livello 10 e però state raggiungendo gli stessi posti, gli stessi punteggi, gli stessi risultati, solo che tu hai tanti più ostacoli che ti vengono buttati sulla strada apposta ogni giorno, quindi sei più stanca eccetera. E quindi in questo ultimo punto, se non hai entusiasmo, ecco qui io mi scriverei una lista delle cose che mi davano entusiasmo prima o quando ero piccola e me le metterei seriamente in agenda, e se non riesco a farle mi chiederei perché non riesco a farle, e se è per stanchezza mi farei qualcosa per recuperare energie. È sempre una questione di consapevolezza, anche se lui appunto ci prende energie, non, l'intenzione non è di giudicarlo o di dire che è colpa sua e di nuovo dare attenzione a lui, ma di accorgersi e quindi con consapevolezza gestire questa situazione, magari prendere spazio, dargli meno attenzione appunto, avere un po' meno tempo per lui e fare in modo, se non riusciamo a fare le cose che ci davano entusiasmo perché abbiamo poca energia, fare in modo da recuperarla, quindi migliorare la dieta, programmare più ore di sonno, se non dormiamo bene fare delle attività rilassanti prima di andare a dormire, se dormiamo con lui per esempio ed è lui che ci fa ansia, separare per esempio i letti o addirittura un'altra camera, è meglio dormire tranquille sul divano che è un po' più scomodo piuttosto che comode in una situazione che psicologicamente ci provoca tensione, ovviamente. E ognuna lo saprà fare nella propria situazione, adeguare questi consigli, spero siano stati utili, vi abbraccio e se avete altri consigli vi prego scriveteli sotto perché ci saranno utili. Grazie e buona giornata!